Adesso mi sa che ci farà tutto il tutorial della palude. Il falso Macandal raccoglie seguaci. Vogliono gestire l'intero contrabbando nella palude. Per finanziare cosa? Non lo so. C'è una contrabbandiera, una certa Elise Lafleur. Conosce ogni pozza e ogni secca della palude. Pensi di poterla convincere ad aiutarci? Di sicuro posso provarci. Bene. Quando trovi Macandal, usa i dardi per avvicinarti, ma ricorda che dovrai completare la tua missione usando mezzi più diretti. Va al covo dei contrabbandieri. Ok. Tac. Andiamo a sto covo. Ha tutta birra, tra l'altro, ci voglio proprio arrivare correndo senza sbagliare niente. Perfetto. Perfetto. Sack this shit, you bitch, rinfodera. Muerto, bitch. Di qua, di qua. Saltino, saltino, saltino. Quanto è bello. È la cosa veramente più bella, penso che sia stata questa meccanica degli Assassin's Creed che l'abbia fatto diventare così famoso. Oltre al fatto che uccidevi le persone, ma quello c'è più o meno in tutti i giochi. Vi offriamo due scelte. O lasciate il fiume, o ce lo prendiamo, il fiume. o soffrirete prima di morire. Tre scelte, allora. C'erano Come osate cugini, minacciarmi? non... Voi schifosi parassiti avete meno possibilità degli scarafaggi. Sono uguali, stessa... Dovreste ascoltare la signora. Siete in minoranza. Guardati attorno, amico. I tuoi scagnozzi fuggiranno al primo sentore di guai. Già, ma la sua tempra tiene a bada un intero esercito. E voi non conoscete la palude. Quindi stanno dicendo su, attenzione, zona riservata, cosa devo fare? Uccidi gli sgherri senza farti individuare, prendo ucciso, uccidi un... Me lo dirai in un qualche modo? Stavo provando a vedere se riuscivo a trovare gli obiettivi. Uccidi un guardia con il curaro, uccidi gli sgherri senza farti individuare. Puff. Allora, vediamo come muore. Da qua. Sì. Perfetto. Ci rimangono tre dardi. Non mi devo fare individuare. Non li facciamo fuori tutti con la nostra nuova armina. Che mi hanno trovato. Salva i contrabbandieri. Adesso! Meno uno. Meno due, bitches. Io vi recto tutti. Meno tre. E meno quattro. Sassà! E tu chi saresti? Che sfoggio di gratitudine. Ti sono amica, se è questo che temi. Non temo niente. Io sono Aveline. Sto cercando il capo di questa banda. Si fa chiamare François Macandal. Lo stai cercando? A che scopo? Eliminarlo. Allora Che sì che mi salite. piaci, donna. Io sono Roussillon, la mia socia in affari è Elise, anche se ha molti soprannomi. Mi aiuti a trovare il loro covo? Nessuno conosce queste acque come te. In cambio, riavrai il controllo su questo territorio. Abbiamo creato una rete potente qui intorno. Perché dovrebbe servirci aiuto? Vedo almeno quattro motivi. Non preferireste fare affari liberamente? Se pensi che ci sia un solo covo, hai davvero bisogno di me. Questi sono sparsi come miasmi della Hai palude. deciso allora?
Elise ti aiuterà a stanarli. Bene, ci aiuta. Uccidi una guardia con il curarlo. L'ho fatto, visto? Ah, 100% con sincronizzazione. Non è difficile sincronizzarti come lo era, ben appunto nel 3 era stato veramente tanto difficile per me quando l'ho giocato sincronizzarmi, fare il 100% sincronizzazione, ho dovuto rigiocare le cose un mucchio di volte. Ora, siccome questa parte della palude ancora non la vedo, io salterei lassù. Però vedete, non è facile subito capire da che parte uno si debba muovere. Però insomma lo capisce dopo un po'. Queste crepe. Deve aver giocato comunque gli altri capitoli, perché non c'è niente di introduttivo a questo. Che ti spieghi esattamente come muoverti sugli alberi. Perché nell'altro c'era tutto un tutorial, nel 3, su come si muove sugli alberi, perché avevano introdotto una meccanica nuova. Di qua, immagino che si vada su di qua. Cazzo, se mi cadevi, bella, bestemmiavo. Già una rottura di cazzo per tutte queste cose qua. Poi se mi cadi anche. Perfetto. Sì, ma mi devi salire in un qualche modo, cioè non possiamo stare qua appesi e basta, mi sali. Ok, ce l'abbiamo fatta, Ogni tanto c'è questi bug che non si muove. E spostarti nel millimetro giusto. Guardate questa animazione della sincronizzazione. È già meglio di quella di prima. Comunque non mantiene ovviamente la grafica. Non mantiene, anzi, non ce l'ha proprio la grafica. Cioè, guardate per esempio, guardate quelle rocce là. Da qua, sembrano cespugli più che rocce. Sembra molto più d'animazione che d'altro. Mentre molto più da vicino le texture sembrano più realistiche. Cioè, non in questo caso tipo quelle foglie lì attaccate al coso che svolazzano e che sono attaccate al niente. Sono bruttissime da vedere. Perché dovrebbero essere comunque d'edera. Quindi ok, ma non sono realistiche. Già sono molto più realistiche tipo le texture di questi mucchietti. Vabbè, lasciamo perdere adesso le texture, in particolare queste. E andiamo verso la missione. Cos'è sta roba? Una canoa? Posso interagire? Ok, quindi possiamo usare anche le canoe. Tieni premuto F per muoverti in avanti, F per muoverti indietro e AD per andare a destra e a sinistra. Ok, quindi ci possiamo muovere anche con la canoa in mezzo alle paludi. Cosa abbastanza figa, direi. Veramente, veramente figa. Perché introduce un nuovo metodo di spostarti nella palude. Ok. Ok. Scendi, scendi. Di là. Ha alcuni problemi ogni tanto quando vede queste collinette, si ferma. Però vabbè. Ok. Siamo arrivati alla missione. Hai con te una canoa o credi che i tuoi modi gentili allontanino gli alligatori? Prendine una delle mie. Credo che i miei modi gentili allontanino gli alligatori, si permetti. Ah, ce l'avrebbero comunque fatte trovare le canoe, infatti dicevo, vabbè. Comunque, buono così, ancora meglio. Se gli schiavisti sono dei mercanti, perché io non posso essere regina delle pozze, patrona degli innocenti, somma venditrice e gran commerciante? Troppo lungo per i cacciatori di taglie. Quando sono iniziati i guai con gli uomini di Macandale?
circa l'arrivo del governatore spagnolo. Una strana coincidenza, direi. E dai, diciamo che è una buona manovrabilità sta canoa. L'acqua non può condurci oltre. Hanno il covo accanto a una nave affondata in una secca qui vicino. L'altro covo è un po' più lontano. Là. Allora c'è la ligatura che gira. Tu va avanti. Signor sì, capitano. Eccolo là, il ligatore. Devo fare. Wow. Mi ha preso. E spazio. Ah, una serie di cose da premere. Senza neanche troppa fatica. Meno male che non ho scommesso. Avrei perso. Non hai nemmeno un graffio. Ed ecco il tuo premio. Uovo di alligatore. Prendilo. Te lo sei meritato. Le prede al nido dell'alligatore. Perché dovrei volere un uovo di alligatore? Esattamente. A quale scopo? Aveline, la signora dei rettili. Ho una buona maestra. Già, proprio così. Bene, allora. Se non fai fuori quel bastardo in questo covo, ci vediamo al prossimo. Raccogli tutte le uova di alligatore per... Perché non mi lascia mai leggere, porca puttana? Uccidi i servitori in 3 minuti.